provincia di Caserta è la provincia che non ha avuto niente dalla regione Campania in questi 5 anni, e vorrei che questo fosse chiaro alle ragazze e ai ragazzi, al mondo produttivo di Caserta. Io sono assolutamente convinto che la provincia di Caserta può avere un ruolo strategico per il turismo, per la piattaforma logistica, per l'agroalimentare, per l'agricoltura. Ovviamente bisogna avere delle idee, bisogna avere il coraggio per realizzarle. Io non ho nessuna intenzione di buttare alla finestra miliardi di euro di fondi europei per farmi clienti. Ho lanciato un'idea che credo sia affascinante per un'intera generazione di ragazzi di Caserta: fare del litorale Domizio la Romagna del Sud. Noi qui possiamo portare decine di migliaia, centinaia di migliaia di turisti, dipende solo da noi, dalla capacità di realizzare questa idea. Ho proposto un'altra bella idea, credo affascinante, per il mondo della cultura e ancora per il turismo: definire un percorso turistico che potremmo chiamare il percorso dei re, unire le regge di Caserta, San Leucio, Carditello, Caiazzo in un unico percorso culturale e fare di Caserta il luogo per avere il festival dei festival, cioè avere ogni stagione un festival di valore internazionale. È un progetto che stiamo mettendo a punto con il sociologo Mimmo De Masi. Potremmo fare davvero cose straordinarie. Ovviamente dobbiamo seguire anche i punti di sofferenza industriale che abbiamo a Caserta. A cominciare all'Indesit dobbiamo essere vicini e accompagnare questa vertenza, ma insomma le possibilità ci sono tutte, a condizione di non avere più questa palude burocratica che c'è nella regione Campania, che in questi 5 anni ha fatto solo una cosa: 400 consulenti esterni al costo di 15 milioni di euro sulla pelle dei cittadini campani. Lei ha parlato anche di binomio Campania-Camorra, come abbattere questo preconcetto che poi viene anche esteso sul piano nazionale purtroppo? No, io ho detto che c'è un tentativo che rimane in piedi in Italia di legare per l'eternità l'immagine della Campania, l'immagine di Napoli e di Caserta all'immagine della Camorra e della delinquenza. Non sono cose ingenue, ci sono ragioni di aggressione commerciale, ci sono gruppi di potere nazionali che hanno interesse a comprimere la Campania. La Campania non avrà regali da nessuno se non impareremo a combattere. Allora noi siamo gli unici che possono combattere contro i poteri criminali, come sanno tutti in questa regione, ma siamo anche quelli che vogliono difendere l'onore e la dignità del 99% dei campani, per questo a testa alta. Perché la Campania è mille cose che vanno oltre la delinquenza organizzata. La Campania è la ricerca, è l'impresa, il grande artigianato, le grandi università. Ha perfino dei nomi che parlano al cuore dell'Italia e del mondo: Eduardo, Massimo Troisi, Pino Daniele o la grande cultura di Vico. Ma non è possibile. Abbiamo in Campania la più antica università civile del mondo, a Federico II. Allora la Campania è questa, e questa Campania può essere la prima regione d'Italia se ovviamente siamo in grado di governare seriamente e non di perdere tempo nella inconcludenza, come è stato per questi 5 anni buttati al vento. Come risponde alla provocazione di quest'oggi di Letta, che ha detto se l'avesse candidata a Berlusconi probabilmente il PD oggi sarebbe in strada a criticarlo? Nelle strade ci sono i militanti del Partito Democratico, c'erano migliaia di militanti quando abbiamo fatto le primarie, e come potete vedere ci sono migliaia di militanti che mi sostengono con entusiasmo, con convinzione e con spirito unitario. I militanti del PD sono qui dietro di me, con me, per fare la battaglia per vincere.